Due volte il sinistro e ci ha messo una pezza del portiere, poteva andare meglio. Sì, sì, penso che oggi la squadra ha giocato bene, penso che abbiamo fatto una bella partita, manca l'ultimo 10 metri per fare gol e per vincere. Penso che andiamo per la strada giusta. Senti, tante volte si è avuta l'impressione, almeno dalla tribuna, che bastasse un po' più di coraggio, no? Un po' più di iniziativa personale per andare a concludere la rete, invece spesso tornavate indietro. Perché? È una questione psicologica? Manca la vittoria? Perché? Sì, sì, penso che manca la vittoria per andare avanti, per la motivazione della squadra. E come ti dico, penso che andiamo per la strada giusta e continuare così non mollare mai. Senti, seconda partita da titolare, sono fuori tanti giocatori. Quello che ti auguri tu è che al loro rientro ti possa confermare in questo ruolo. Bueno, mi sento bene e adesso fare il meglio per la squadra e aspettare che torni i miei compagni per apportarle e darle una mano alla squadra. Ci sono quattro partite adesso difficili sulla carta: Latina, Terni, Cagliari e Salernitana. Bisogna trovare il miglior Perugia. Sì, 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 se viene quattro partite molto difficili. Penso che stiamo giocando bene, come ti dico, non mollare mai e pregare a conseguire il risultato. Allora, il Perugia ha un blocco, ha un digiuno dal gol da 5 partite, no? Che cosa è successo? Un blocco mentale? No, no, come ti dico, penso che manca l'ultimo 10 metri, e la palla ha parato al portiere oggi bene, e penso che andiamo bene per la strada giusta, e manca il gol e adesso vendrà. Mi fai una breve analisi di questo match, un primo tempo sicuramente migliore del secondo? Sì, 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 la squadra sempre alla fine la partita finisce molto 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 bene e, come ti dico, manca il gol per vincere. Adesso già però la prossima partita contro il Latina in trasferta, che oggi ha vinto 2-0 in trasferta, una partita pertanto molto difficile. Sì, 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 se viene in quattro partite molto difficile, secondo me non dobbiamo mollare mai e conseguire il risultato. Ecco, ma il non concretizzare lì davanti, che cos'è? Paura di sbilanciarsi, che cos'è? No, non so. La palla non entra, oggi il portiere è stato bravo e lavorare per fare il gol. Il tuo ruolo invece, senti la posizione ideale lì, dietro le due punte? Sì, sì, mi sento bene dove il mister mi vuole giocare e fare lo meglio per la squadra. Grazie. Ok, ciao, grazie.